Buonasera. Scusa, cosa state facendo? Sì. Tu chi sei? No, dai, mi vengono a fare l'intervista. Ma dimmi chi sei? Cos'è? Vegan? Okay. Tu sei la responsabile di Vegan OK? No, io coordino gli eventi per Vegan OK. Ah, ma sono eventi divertenti però. Molto. E adesso state facendo una squadra di calcio per il Vegan OK? Pare di sì. Lui chi è? Il famoso Dino Baggio? Esatto. Dai, tu l'hai recuperato, eh? Bravo, bravo. Senti, puoi recuperare anche Zeman, così abbiamo anche un allenatore. Mi raccomando, ditegli anche del fruttarismo però a questi cacciatori qua. Perché... Ma vieni anche tu a giocare nella squadra dei vegani? Va bene, va bene. L'italiano sicuramente è anche vegano. Esatto. Tu Luca che dici? È stata una giornata molto bella, interessante. E dove eravamo qua adesso? A Vicenza. Al Campo Bel Day? Cioè, esatto. Cos'era il Campo Bel Day? Un giorno dove c'era Campbell e altri relatori. Chi è Campbell? È uno scienziato, potremmo dire, americano che ha scritto un libro che si intitola The China Study, dimostrando riportando i risultati di centinaia di studi scientifici, dimostrando che le proteine di origine animale fanno venire il cancro, tutte le malattie. Anche la caseina, soprattutto, no? La caseina è la proteina. Com'è che ha chiuso dicendo, è curioso che noi beviamo latte di un'altra razza, dico, perché non beviamo latte di cane allora? Perché non beviamo latte di cane? Perché gli umani onnivori non bevono latte di cane? Un giorno arriveranno... Lei lo sa. Com'è che ha chiuso Campbell dicendo perché non beviamo latte di cane? E perché? Non si sa perché. Andiamo a fare effettivamente un sondaggio... si beve il latte di mucca, perché non si chiediamolo beve... Chiediamolo ai medici, che scusa, potrebbe essere un'idea. Fanno anni e anni di studi di... Oppure anche il latte dei topolini, quello dove fanno gli esperimenti. Perché che ha un rapporto, che è una percentuale all'uomo, ha una percentuale proteica 3 volte superiore, quindi non ci azzecca niente, no? No, ma perché noi abbiamo bisogno di tante proteine, come dicono, e quindi potrebbe essere l'innovazione quella. È vero. Latte materno dell'uomo quante proteine ha? Non lo so. Sotto il 2%, quindi. Ah, quindi voglio dire, ne abbiamo proprio bisogno di questo latte dei topolini. No, poi scende, cioè, il 2% quando il colostro, quello primo, scende sotto l'1 poi, 0,9, sì. Poi la donna smette di allattare, però se continuasse fino a 4 anni scenderebbe a 0,4, magari 0,2. Certo. 0,2 c'è solo un cibo che ha lo 0,2 di proteine. Indovina qual è? Lei lo sa. No, io so. Qual è il cibo che ha lo 0,2% di proteine? Dai. Ah, la mela? La mela Stark! La mela rossa! La mela Stark! E quindi via verso il melarismo! Io... Sarebbe bellissimo, a me piacerebbe molto. Beh, sì. Facciamo un raduno fruttariano, melariano, facciamo adesso, albano laziale. Ma che te non sei fruttariano o melariano? Adesso è da un mese che sono al 100% fruttariano, però ambirei a provare il melarismo. Sì, ma poi sai, è un percorso, sì. Sicuramente. Sappiamo di un nostro amico che ha fatto 61 giorni solo mele, stava da scolpito, senza fare niente era scolpito. Pensa. Altro che il Michelangelo. Sì. Il... Vabbè, certo, è... Bene, dai, vi faccio un invito a vedere il vostro sito. Qual è il vostro sito? Allora, il nostro sito è www.quanticpublishing.com. Dovrei guardare lì, ma io guardo te, va bene lo stesso. Bene.